Buonasera, benvenuti a Milano Pavia News, a questa riedizione Milano. I titoli. Attesi nelle prossime ore i primi profughi ucraini a Milano, sono bambini con gravi disabilità, partiti aiuti umanitari verso il confine con la Romania, l'apprensione della comunità ucraina magentina. Dopo l'ospedale alla Fiera di Milano chiude anche l'ultimo reparto Covid a Magenta. Alle parole del primario, la quarta ondata è stata molto faticosa, curati tanti giovani Novax in gravi condizioni. Anche se i contagi sono diminuiti, il posto scuola negli asili milanesi resta sospeso. Protesta dei genitori che scrivono al sindaco Sala: siamo stanchi di un sistema sempre sull'orlo del collasso. Con il Virgilio salgono a 13 le scuole superiori di Milano occupate in questo inizio d'anno. Gli studenti chiedono investimenti per il loro benessere psicologico e per l'edilizia scolastica. Assolto perché fatto non costituisce reato il referente del Tempio del Futuro Perduto, il centro culturale nei locali occupati della fabbrica del vapore dove era stato allestito il muro della gentilezza. Avete sentito dai titoli, sono attesi nelle prossime ore i primi profughi provenienti dall'Ucraina a Milano. Il sindaco Giuseppe Sala, in contatto con la prefettura, ha spiegato che si tratterà innanzitutto di bambini con gravi problemi di salute o disabili. Si sta organizzando la macchina dell'accoglienza, vediamo. La crisi ucraina, secondo le stime dell'Unione Europea, potrebbe generare un flusso di milioni di rifugiati in fuga dalle proprie case. Per questo un po' ovunque sul continente si stanno attivando le risposte e anche Milano si cimenta come può nella prova dell'accoglienza. Una sfida che nei fatti è già iniziata, come ha spiegato il primo cittadino Beppe Sala. Stiamo lavorando in coordinamento tra la prefettura, noi e quegli enti che accoglieranno, perché da quello che ci risulta in primis arriveranno fragili e minori bambini e bisogna capire in che condizioni arrivano, nel senso che se sono ad esempio bambini che hanno problemi oncologici vengono indirizzati in alcune strutture, se sono bambini che hanno altri tipi di disabilità vengono indirizzati in altre strutture, quindi nell'immediato saranno soprattutto bambini, ci aspettiamo che già tra oggi e domani arrivino i primi. Ancora non si sa quali saranno i numeri di questa sfida, ma quelli in arrivo, ha aggiunto Sala, saranno rifugiati particolari. Si risulta che i primi che arrivano sono bambini con grandi disabilità, perché poi il punto è questo, i primi che arriveranno sono bambini che hanno grandi problemi, quindi non è un puro accoglimento formale e un aiuto al disbrigo delle pratiche, è che probabilmente arrivano i bambini in condizioni veramente molto difficili. E per giocare al meglio la partita dell'accoglienza serve l'aiuto di tutti. Per questo il primo cittadino lancia questo appello. In questo momento più che vestiti eccetera servono probabilmente fondi da indirizzare a quegli enti che sono certificati, che hanno una storia positiva e che conoscono la realtà ucraina. Adesso il comune indicherà quelli che ci sembrano più adatti a ricevere fondi, perché in questo momento servono più fondi piuttosto che abiti o medicinali di cui magari non si sa se ci sono reali esigenze. Resta dolore e la forte preoccupazione all'interno delle comunità ucraine che vivono nel nostro territorio. Siamo andati a incontrare quella di Magenta. Un appello alla pace e la preoccupazione per parenti e amici che in queste ore stanno scappando dall'Ucraina. La comunità ortodossa del Magentino, di cui fanno parte molti cittadini ucraini, ha subito organizzato una raccolta di generi alimentari presso la chiesa di San Rocco, la chiesa dove si trovano ogni domenica per pregare. Generi di prima necessità da inviare ai profughi e a chi è ancora intrappolato nel paese. La comunità ortodossa che proviamo di raccogliere il cibo adesso per la prossima settimana sarà anche i propri fedeli che ci facciamo un po' di spese, ognuno di noi, per poter spedirli giù per i nostri confratelli in Cristo, perché anche gli alberghi, che una volta funzionavano come alberghi, adesso funzionano come case di rifugiati per il popolo ucraino. Siamo in contatto con tante altre comunità, anche tra i nostri fratelli, confratelli sacerdoti, ci mandiamo qualche messaggio, poi
abbiamo anche giù gli altri sacerdoti dove chiedono aiuto a tutti noi, che quelli che siamo fuori dal paese, che siamo nella Unione, nell'Europa, dove siamo in diversi paesi europei, se possiamo aiutarlo con quello che si riesce. Sergei e Alina sono due cittadini ucraini che vivono nel Magentino e entrambi vengono dalle regioni nord-occidentali dell'Ucraina. Abbiamo raccolto le loro preoccupazioni per il conflitto nel loro paese. È bruttissimo, credo che qualsiasi cittadino di qualsiasi nazione che si trova al momento fuori dal suo paese e riceve la notizia di genere dal suo paese non è che trova molto bene. Ieri hanno chiamato il mio cognato, che sarebbe il fratello di mio marito, fare militare. Il mio paese, i miei sono ancora tutti tranquilli, in campagna. Però in città si vede la situazione che si vede che tutta la gente da Kiev, dall'est di Ucraina, si sposta verso ovest. Ci siamo, ci sentiamo ancora con i nostri cari, con i nostri vicini. Nessuno non ha detto che vuole lasciare il suo paese. Per il momento rimangono tutti lì, sperano di... Che finisca presto questa storia. Hai paura anche della sua vita e non solo del cibo, dei soldi che ti porta via. È così, è brutto. Speriamo che finisce presto, ma non penso. Sei costretto a lasciare tutto quello che hai lavorato una vita, che hai fatto raccogliere una vita intera, di abbandonare la propria tua casa e di andarti via in proprio il tuo paese. La dolore più grande di così, io credo che non c'è un altro dolore. Quest'oggi da Milano sono partiti i primi aiuti verso il confine fra la Romania e l'Ucraina per aiutare chi sta scappando dal proprio paese. A mezzogiorno e mezza circa, 5 furgoni di Fondazione Progetto Arca, carichi di materiale umanitario come tende, sacchi a pelo, abiti, prodotti per l'igiene, in particolare dei bambini, e alimenti vari, sono partiti da Milano per raggiungere la cittadina di Siret, in Romania, a 1 chilometro dal confine con l'Ucraina, dove Progetto Arca allestirà un campo di primo soccorso in aiuto dei cittadini ucraini che passeranno il confine. Siamo in Romania, a 1 chilometro dalla frontiera. Inizialmente metteremo delle tende con la cucina mobile in un campo da calcio a Siret e poi nei prossimi giorni capiamo le necessità. Credo che i flussi in questo momento siano delle persone che escono con la macchina, per cui è un cibo veloce che dobbiamo dargli, ma nei prossimi giorni usciranno persone, ci hanno detto, a piedi, per cui avranno bisogno proprio anche di un posto per dormire. La missione, organizzata in brevissimo tempo, verrà effettuata anche grazie all'associazione Remar, che ha attivato rapporti con le istituzioni locali per poter allestire lo spazio dedicato alla distribuzione di aiuti. Per il momento avremo 100 posti letto nelle tende con brandine e sacchi a pelo. Ci appoggiamo alla protezione civile locale, all'amministrazione che ci ha dato il permesso, insieme agli amici di Remar con i quali partiamo insieme oggi. Abbiamo preparato tutto quello che può essere necessario per un aiuto emergenziale, quindi da derrate alimentari base a tende, brandine. Abbiamo tenuto un occhio di riguardo in particolare per le famiglie e soprattutto le famiglie con bambini molto piccoli. Inoltre, nei magazzini di Progetto Arca, pacchi viveri, pannolini, sacchi a pelo e tanti beni di prima necessità, una volta capita l'esigenza sul campo, sono pronti ad essere inviati sul posto, così come altri operatori e volontari sono pronti per partire in caso di emergenza. Nel frattempo, a Milano, Progetto Arca si prepara per l'accoglienza dei profughi che arriveranno. Qui a Milano abbiamo già un centro che stiamo allestendo per 50 posti letto in via Stella, e poi le esigenze, insomma, nei prossimi giorni vedremo quali saranno. Cambiamo argomento perché arrivano buone notizie dalla lotta contro il coronavirus. Nel fine settimana ha chiuso l'ospedale alla Fiera di Milano, mentre con oggi è ufficialmente chiuso anche l'ultimo reparto Covid del Fornaroli di Magenta.
L'ospedale Fornaroli di Magenta è Covid free, il principale presidio che ha affrontato la pandemia nel magentino abbiatense ha chiuso anche l'ultimo dei tre reparti Covid aperti durante la quarta ondata, che si spera possa essere l'ultima. Abbiamo fatto il punto di questi due anni di pandemia con il medico che ha diretto la lotta al Covid a Magenta e ad Abbiategrasso, Nicola Mumoli, primario di medicina interna. Devo dire che siamo soddisfatti, finalmente dopo due anni abbiamo chiuso l'ultimo reparto Covid. La quarta ondata ci ha veramente stancato tanto, perché la caratteristica peculiare di quest'ultima ondata è stata che i ricoveri erano malati di Covid vaccinati, che hanno avuto un andamento molto più leggero e una permanenza in ospedale molto minore. Il tempo di degenza media era all'incirca 7 giorni. E invece i malati di Covid non vaccinati, che erano più giovani, avevano una patologia più grave dal punto di vista respiratorio e una permanenza in ospedale molto più lunga. Naturalmente siamo sempre sul chi va là, sul rischio che possa ritornare una quinta ondata. Siamo ottimisti, fiduciosi che questo, grazie ai vaccini, se dovesse risuccedere sarà in forma molto lieve come un'influenza, quindi crediamo ci saranno meno ricoveri. È stata una cosa nuova, un'esperienza dura, triste, ma nello stesso tempo come in battaglia, ecco, come quando c'è una guerra cerchiamo di salvare il più possibile vite umane. Nonostante i contagi siano diminuiti, resta ancora sospeso il servizio di pre-post scuola degli asili e degli asili nido delle scuole materne del comune di Milano. Era stato sospeso proprio per l'arrivo della variante Omicron. Una lettera di proteste dei genitori rivolta al sindaco. Chiamatela pure la protesta gentile. È quella che alcuni genitori hanno fatto pervenire a Palazzo Marino tramite una lettera indirizzata al sindaco Beppe Sala e alla sua vice Anna Scavuzzo e affidata anche ai social e ad alcuni quotidiani. Questa rappresentanza di mamme e papà milanesi, riuniti sotto il gruppo social Gentilmente, si dicono stremati dalla chiusura del post scuola stabilita lo scorso 3 gennaio dal comune di Milano per gli asili nido e le materne della città. Una decisione che Palazzo Marino aveva preso a causa dell'impegno pennata di contagi dovuta all'imperversare della variante Omicron, ma che oggi, agli occhi stanchi dei genitori, non sembra più così necessaria. Padri e madri lamentano una crisi degli equilibri familiari ed economici dovuta al taglio dei dopo scuola e chiedono risposte chiare sul tema, che non adducano però al problema pandemico l'impossibilità di azione, ma che concretamente prendano in considerazione le esigenze delle famiglie. Ci aspettiamo, chiosano mamme e papà, che il servizio venga ripristinato subito e venga pensato come parte integrante dell'offerta, non come servizio aggiuntivo. Ci aspettiamo, insomma, di poter lavorare sapendo di poter contare su un sistema scolastico solido e non costantemente sull'orlo del collasso. E protestano anche gli studenti delle scuole superiori con le occupazioni. Oggi 13ª scuola occupata dall'inizio dell'anno a Milano. Si tratta del liceo Virgilio. Siamo andati a vedere. Anche il liceo Virgilio di Milano è stato occupato dagli studenti per ribadire che la scuola è nostra. E lo stesso è accaduto all'istituto Galvani, che unisce liceo linguistico, liceo di scienze applicate ed istituto tecnico. Sale quindi a 13 il numero di superiori occupate in città da gennaio. Una scuola, spiegano i liceali in un comunicato, che non tiene conto dell'enorme disagio psicologico maturato da numerosi studenti durante i lunghi mesi di restrizioni dovute al Covid e che continua ad affrontare la didattica solamente in modo nozionistico e frontale, senza alcun coinvolgimento attivo dei ragazzi. Gli studenti chiedono inoltre la modifica delle modalità per la seconda prova dell'esame di maturità, decise dal ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. Le motivazioni dell'occupazione sono tantissime. Le proteste che vediamo riguardanti la scuola in quest'ultimo periodo sono tante, provengono da tutta Italia. In particolare noi ci siamo soffermati sull'edilizia
scolastica, perché non vengono versati abbastanza fondi per le scuole e mancano tantissimi servizi. Il benessere psicologico, perché abbiamo visto durante la pandemia che tantissimi studenti e studentesse hanno sviluppato dei problemi psicologici abbastanza gravi, se non dire di più, per la pandemia, e la scuola non si è mostrata efficiente nel provvedere a questa problematica. La maturità, perché il ministro Bianchi ci ha rimesso una maturità con due scritti e un esame orale, infattibile dopo due anni di pandemia, dopo due anni che siamo stati a casa, non ne abbiamo le competenze per fare un esame del genere. Per l'alternanza scuola-lavoro, dove abbiamo visto nell'ultimo mese due studenti morti a causa di questo sistema, e queste sono le cause principali. Vogliamo dimostrare che una scuola gestita dagli studenti come vogliamo noi ci può essere, e non ce la stanno dando. Un giovane di 21 anni è morto nel fine settimana investito sulla Vigevanese a Cesano Boscone, e su quella strada è la seconda vittima nel giro di appena una settimana. Incidente al quartiere Tessera di Cesano Boscone, muore investito un 21enne. La tragedia si è verificata lungo la parallela della strada Nuova Vigevanese, la stessa strada che ha visto la tragedia di Trezzano sul Naviglio, con un motociclista e un uomo alla guida di un monopattino elettrico scontrarsi a causa di una manovra azzardata. Questa volta l'incidente è avvenuto pochi chilometri più avanti, come detto, a Cesano Boscone. Dalle primissime informazioni pare che il ragazzo stesse attraversando la Vigevanese in un punto lontano da semafori o strisce pedonali, avrebbe scavalcato il guardrail per dirigersi verso il quartiere Tessera. La polizia locale di Cesano, guidata dal comandante Armando Clemente, sta effettuando i rilievi e tutti gli accertamenti per chiarire ogni punto della tragedia. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica inviate dalla centrale operativa del 118, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Le condizioni erano già gravi all'arrivo dei soccorritori e il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso sul posto. Maxi sequestro di droga da parte della Guardia di Finanza di Milano. Lo stupefacente era nascosto nel parafanghi di un'auto. Più di 10 kg di cocaina e oltre 80.000 euro in contanti nascosti all'interno dei parafanghi dell'auto su cui viaggiava è successo a Milano, dove i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno arrestato in flagranza di reato un soggetto di cui non sono state rese note le generalità, trovato in possesso di 11 kg di cocaina e di circa 88.000 euro in contanti. All'esito infatti di una complessa attività info-investigativa volta alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i finanzieri della compagnia di Rho hanno rinvenuto lo stupefacente abilmente occultato all'interno dei parafanghi anteriori della macchina in uso all'indiziato. In particolare l'attività è scaturita da una serie di evidenze emerse dalle banche dati in uso alle forze di polizia, che avevano fatto luce su alcuni controlli subiti in varie zone d'Italia dall'uomo che più volte era stato fermato dalle forze dell'ordine alla guida di costose auto di grossa cilindrata prese a noleggio, circostanza che non combaciava con la sua situazione reddituale analizzata dalle Fiamme Gialle. La Guardia di Finanza milanese ha poi esteso la perquisizione alla stanza presa in affitto dall'uomo presso un bed and breakfast della provincia, nella quale i finanzieri hanno trovato l'ingente quantità di denaro nascosta all'interno di una valigia, possibile provento dell'attività illecita. Il soggetto è stato così arrestato e condotto al carcere di San Vittore, mentre il valore commerciale dello stupefacente sequestrato è stato stimato in circa 850.000 euro. In progetto per il nuovo stadio di San Siro, le società di calcio cominciano a riconsiderare altre aree fuori dalla città di Milano. Se sia solo strategia o progetti concreti, questo lo dirà il tempo. Intanto anche la politica si interroga.
una lunga pausa di riflessione. Sarebbero queste le intenzioni di Inter e Milan sul progetto del nuovo stadio. Insomma, la cattedrale di Populos potrebbe finire temporaneamente in congelatore di fronte alla resistenza messa in campo dai comitati che si oppongono alla demolizione del Meazza. Le preoccupazioni delle squadre sono essenzialmente le tempistiche, che si dilaterebbero in modo inaccettabile con un dibattito pubblico che il comune alla fine ha deciso di appoggiare e, a maggior ragione, con un referendum. E allora le squadre hanno fatto trapelare che i loro radar hanno cominciato a muoversi alla ricerca di un'area che non sia quella di San Siro, riportando sotto i riflettori, tra le altre, l'opzione di Sesto San Giovanni. Sul tema si è espresso anche il primo cittadino, Beppe Sala. Il problema vero è che qui il ruolo del comune non potrebbe, a mio giudizio, essere diverso da quello che è, nel senso che noi dovevamo fare una cosa che era dichiarare la pubblica utilità. E l'abbiamo fatto. Ora c'è questa ipotesi che è praticamente un obbligo di legge del dibattito pubblico, ma quello che vorrei dire è che il dibattito pubblico non allungherebbe i tempi, anche perché in ogni caso i ricorsi al TAR, le richieste del referendum prenderanno comunque tempi. La cosa buffa è che in questo momento non è che il comune è a favore della costruzione dello stadio, il problema è quello che è sollevato anche lì legittimamente da comitati che si stanno opponendo. Quindi la cosa buffa è il dialogo dovrebbe avvenire tra le squadre e questi comitati. Certo, ammette Sala, davanti all'ipotesi di un trasferimento dello stadio di Inter e Milan fuori città, sarebbe l'intero capoluogo il primo a perderci. Sarebbe un problema per gli albergatori, sarebbe un problema per l'attrattività della turistica della città, posto che molto spesso chi va a vedere una partita passa anche del tempo in città. Dopodiché, se lo stadio fosse altrove, probabilmente i turisti verrebbero ugualmente a Milano, ma diciamo che non sarebbe una cosa bella, ecco. Più volte vi avevamo mostrato alcune iniziative del Tempio del Futuro Perduto, un centro culturale che aveva sede, che ha sede, nei locali occupati della fabbrica del vapore. L'iniziativa più famosa era stata il Muro della Gentilezza. Ebbene, i referenti di questa iniziativa erano andati a processo per l'occupazione di quegli spazi e oggi sono stati assolti. È stato assolto Tommaso Marasma, l'ideatore del Tempio del Futuro Perduto, centro culturale nato negli spazi comunali della fabbrica del vapore, che si trovava sotto processo con l'accusa di occupazione abusiva. Io e il Tempio assolti perché i fatti non costituiscono reato, ha scritto su Facebook il fondatore del Tempio del Futuro Perduto, che da adesso in poi cambia nome. Tempio del Futuro e non più Perduto. Il Tempio era nato nel 2017 quando per iniziativa del collettivo Under 35 Nuovo Rinascimento gli spazi di via Luigi Nono avevano acquisito nuova vita divenendo un centro culturale. Il collettivo del Tempio poi tra il 2019 e l'inizio del 2020 aveva promosso diverse nobili iniziative come il Muro della Gentilezza, ottenendo un boom di donazioni, una biblioteca per la fruizione gratuita di libri e la distribuzione gratuita di colazioni e aperitivi agli automobilisti imbottigliati nel traffico. Lunedì il collettivo si è ritrovato davanti al Tribunale di Milano per festeggiare la notizia dell'assoluzione. Beh, noi siamo qui come siamo stati qui in questi 4 anni, quindi semplicemente per raccontare quello che si fa. Una delle missioni del Tempio del Futuro Perduto è quella di poter unire sociale con la cultura e con l'arte, quindi siamo qui nuovamente a raccontarlo ed è quello che vogliamo ancora fare, tutto qua. Forse oggi possiamo togliere la parola perduto, ma per il resto la storia è quella e rimane quella. Per noi aiutare è un dovere dei cittadini e prendersi cura degli spazi abbandonati a sua volta è un impegno che dobbiamo fare in quanto cittadini viventi di una città come Milano in questo caso. Oggi ci sentiamo che non è ancora finito il percorso da fare, soprattutto in una metropoli come questa, però di sicuro abbiamo ottenuto un risultato più per il futuro di questa città che per noi. Noi abbiamo fatto solo un percorso e stiamo facendo un percorso con tanti altri ragazzi giovanissimi di questa città, quindi ci sentiamo che sarà ancora molto lungo, ma è un buon inizio. Vi sentite di chiedere qualcosa, non so, alla città di Milano, alle amministrazioni? Oltre a un pochino più di gentilezza, come per rimanere in tema, chiedo di avere più fiducia nei giovani e di credere di più nei nuovi cervelli.
Un progetto da 2 milioni di euro per creare un parco sopra le vasche che si stanno realizzando a nord di Milano per cercare di contenere le piene del Seveso. Il servizio. Dal luogo che doveva essere unicamente impiegato per la gestione delle emergenze idrauliche, la vasca di laminazione di Senago per la riduzione del rischio idraulico a causa delle piene del Seveso, soprattutto nella città di Milano, diventerà un nuovo parco pubblico aperto a tutti. Lo spazio, infatti, in superficie nel giro di 3 anni verrà completamente attrezzato e dotato anche di un ciclodromo che verrà integrato con il sistema di piste ciclabili del Parco delle Groane e collegato con la ciclabile che unisce Paderno ed Abbiategrasso, un parco che disporrà inoltre di percorsi sportivi, illuminazione, arredo urbano e altri servizi, rendendo così l'area fruibile ai cittadini. Il progetto presentato dal Presidente della Commissione Ambiente in Regione Riccardo Pase sarà attuabile grazie ad un ordine del giorno al bilancio approvato dal Consiglio regionale lo scorso dicembre che conferisce 2 milioni di euro per la realizzazione del parco. Oggi è stato presentato un progetto importantissimo finanziato da Regione Lombardia per 2 milioni di euro che prevederà la realizzazione in quest'area che era prevista come laminazione che diventerà invece un grandissimo parco pubblico attrezzato a disposizione dei cittadini senaghesi e non solo. Verrà fatto un ciclodromo utile per fare anche le corse, quindi omologato, e più un punto per fare jogging, una pista che sarà di 1600 metri che correrà tutto intorno alla vasca. Un servizio a disposizione, come dicevo prima, ai cittadini che si innesterà in un ambito più grande che il Parco delle Groane e di tutte le piste ciclabili, anche una pista ciclabile importantissima che da Abbiategrasso finirà a Paderno Dugnano. Ricordiamo che tra il 7 e l'8 marzo ci sarà il cambio delle frequenze in Lombardia per tutti i canali televisivi nazionali e locali. Per continuare a seguire i programmi di qualunque emittente sarà quindi necessario effettuare la risintonizzazione. Da quel momento in poi Milano Pavia TV non sarà più sul canale 89 dove ci avete seguito negli ultimi anni, ma sul canale 78. Se non riceverete più alcun canale televisivo invece significherà che il vostro televisore o decoder non è adeguato al nuovo standard e quindi occorrerà acquistarne uno nuovo. Vi ricordo anche che in prima serata ci sarà un nuovo appuntamento con Orizzonti, con Claudio Michalizio, si parlerà di trasporti. Ci fermiamo, tra poco il meteo e poi ritorneremo con l'edizione Pavia.